Ciao a tutti e come sempre ben trovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic dove tutto quanto è normale. È arrivato il momento di vedere quali sono le vere intenzioni della persona alla quale state pensando. È un po' che non faccio questo interattivo e giustamente qualcuno di voi me l'ha chiesto, quindi eccomi qui, anzi suggerite pure che è sempre meglio, io li faccio più volentieri quando so che vado incontro a qualche vostra curiosità. Vi ricordo che come sempre è una stesa generale, quindi anche questa è rivolta a tutti senza distinzione di genere o di orientamento. Anche in questo caso la carta segnaposto sarà quella 29, quella della dama, come in tutte le stese, perché dobbiamo avere tutti un punto di riferimento e che ci sono tre varianti, questa volta chiave, cicogna e ancora. Potete scegliere quella che volete. E poi trovate nella descrizione del video appunto il link e il timestamp per andare direttamente alla parte che vi interessa. Questo sì è uno di quegli interattivi in cui se volete potete capire quali sono le intenzioni di tre persone diverse. Ovviamente prima fate un sapiente lavoro di collegamento, no? Tal simbolo, tal persona. Anche se io vi dico, essendo stese generali, servono soprattutto per suggerire magari qualcosa che poi è ovvio che è sempre meglio approfondire nella vita reale, no? Però a questo servono questi interattivi e sono felice se può darvi qualche spunto. Nel frattempo, appuntamenti. Beh, allora, mercoledì la seconda parte del corso sui tarocchi, quello completo, strutturato in tre incontri. Il prossimo sarà mercoledì della settimana prossima, sai che fantasia, e poi ci saranno successivamente anche due masterclass Petit Lenormand, uno proprio a tutto tondo, carta per carta, simboli, archetipi e tutto quello che si può ricollegare a ogni carta del Petit Lenormand, e poi una masterclass proprio dove parlo io questa volta sugli abbinamenti, quindi non più un laboratorio. Ah, anche di quelli ne farò tantissimi ancora perché sono utilissimi, ma questa volta proprio tutti gli allenamenti minuto per minuto, dove attenzione, lo dico subito, lo dico sempre, ma una volta in più non guasta, non c'è il prontuario degli abbinamenti, quindi non è che passerò 4 ore a dirvi 1 più 4 uguale, cioè no, perché non si può. Vi spiegherò come fare per capire voi quali sono i significati, stesa dopo stesa e quindi anche esempio dopo esempio. Questo per chiarire, ricordatevi che se comprate più di un modulo alla volta, più di un corso alla volta, insomma, se ci sono degli articoli nel carrello dei corsi, usate il codice che c'è appunto nella pagina da cui li comprate, che non mi ricordo assolutamente quale sia, ma c'è scritto lì perché c'è lo sconto, quindi sarebbe veramente un peccato, sempre se volete prenderne due, se è uno no, ma se sono due sì. Bene, che altro? Beh, innanzitutto vi aspetto il 10, domenica 10 alle 15:30 presso la Libreria Esoterica per presentazioni e qualche dimostrazione. Mi hanno chiesto cos'è la dimostrazione. Beh, che se avete qualche curiosità magari riusciamo anche insieme a levarcela. Presentazione del corso poi che terrò il 1° di dicembre, sempre lì alla Libreria Esoterica, quindi un incontro dove vi consiglio, se potete, se volete, anche magari di prenotare il vostro posto, dove parlerò e presenterò questo corso, anche perché così capirete se vi interessa o meno, e poi chiacchiereremo anche di più del meno per le vostre curiosità sul Petit Lenormand. No? Quindi come sempre succede, mi raccomando, stavolta lo sciopero non c'è, c'era per l'8 ma abbiamo spostato la data, insomma a questo punto speriamo che non ci sia nient'altro. Bene, io credo di aver detto tutto, per il resto consulenze sapete come funziona, è il caso di muoversi e quindi parto subito con la variante chiave, vediamo che intenzioni ha nei vostri confronti la persona alla quale state pensando. Certo che io non mi concentro esclusivamente su qualcosa di sentimentale, perché ben potrebbe essere che intenzioni ha il vostro capo sulla promozione, che intenzioni ha vostra amica riguardo alla vostra amicizia a seguito della discussione, o se chissà che intenzioni ha, non sappiamo bene chi, siamo qui per scoprirlo, quindi vediamo subito. Arrivare al traguardo, beh, comunque sia, direi che le intenzioni ci sono, perché per dire arrivare al traguardo, evidentemente sono intenzioni anche belle cicciottine e sostanziose. Vediamo, però, questo ovviamente ci dà l'atmosfera, ma non ci ha spiegato in che ambito ci stiamo muovendo. Andiamo a vedere.
Beh, sì, direi che qui vuole arrivare al traguardo. Allora, compromesso e esistenza. Qui, allora, compromesso è una soluzione che in un modo o nell'altro si è già trovata, che poi potrebbe non aver soddisfatto tutti, però per andare avanti, grado 1 e arrivare al traguardo. Quindi, se vi state chiedendo che intenzioni ha la tal persona, in qualunque caso si tratti, perché non si sta muovendo niente, e se la vostra domanda è anche per capire se veramente ha delle intenzioni, perché magari non ne ha più, sappiate che se c'è stato un momento di stasi è stato perché ha dovuto trovare appunto un compromesso, un modo di mettere d'accordo un po' eventuali conflitti nella situazione, e adesso c'è questa volontà di muoversi anche alla svelta per arrivare a questo benedetto traguardo. Voce interiore, comprensione, avventura. E beh, qui parliamo proprio di un attento studio della situazione, perché non dimentichiamo che questo lama dello Shazen in realtà fa riferimento all'arcano maggiore della papessa, quindi più studioso della papessa non c'è nessuno. Voce interiore proprio perché è un ripiegamento dentro se stessi per trovare finalmente una risposta dopo aver studiato attentamente una situazione. Quindi qui qualcuno che ha fatto opera di, così, di introspezione ha capito e adesso è pronto a muoversi. Queste sono energie proprio non di movimento e basta, ma un movimento legittimato da un'attenta considerazione della situazione di partenza, che evidentemente qualche blocco a questo movimento, a queste intenzioni lo opponeva. Andiamo, solita ventata di ottimismo del nostro simbolo, che però ha questo, scusate, questo potere proprio di frammentare le energie e di andare a beccare il punto sensibile, e ci consente quindi di essere più precisi, di salire man mano in superficie. Sì, altro che conflitti che c'erano qui da tirar fuori. Allora, qui, nonostante questa carta di solito segnali sempre un'impossibilità di risolvere una situazione, a meno che non vi chiamiate Artù, ma non credo, però qui abbiamo un riprendersi, quindi qualcuno si è rassegnato al fatto che le cose non potevano andare in un certo modo e quindi se ne sta facendo una ragione. Noi stiamo chiedendo quali sono le sue intenzioni nei miei confronti, e qui inizia a prenderla via, no? Un po' esterna. Quindi sto dicendo, allora, visto che non si poteva fare come voleva lui o lei, adesso è pronto invece a muoversi per arrivare al traguardo. Vediamo. Peso. Insomma, qui diciamo che è un po' difficile restare in campo lavorativo. Effettivamente la situazione qui per un po' deve essere stata pesantuccia, complice forse un fatto o più fatti o più presenze che sembravano aver minato la relazione, il rapporto, la frequentazione fin dall'inizio, qualcosa che prometteva benissimo, però poi si è arenata, si è appesantita, non c'è stato modo di andare avanti. Quindi adesso, se anche doveste essere anche insieme a questa persona, si ha l'impressione che in realtà la magia sia passata, no? Per quanto qui abbiamo questa carta di congiunzione proprio sulla l'arcano che ci parla di avanzamento, quindi sembra solo in apparenza che le cose siano ferme. Sappiamo anche dalle altre energie che non solo non sono ferme, ma in silenzio ha in qualche modo trovato un suo punto di equilibrio e vuole andare avanti. Vediamo, qui sono lanciate, immolate già due carte. Infatti qua dal nulla un piccolo inizio. 5 di bastoni, 2 di spade. Allora, tante cose da mettere d'accordo tra loro. Non sapere bene che cosa fare, ma il desiderio di fare qualcosa di piccolo e concreto. Qui al taglio abbiamo proprio che dal silenzio qualcosa, un piccolo avanzamento c'è. Cioè, vediamo.
Che intenzioni ho? Di ritrovare i vecchi tempi. Qua c'è stato un momento, vi dico, in cui sembrava tutto bellissimo, tutto fantastico, e poi si è arenato perché non c'è stata la capacità, o forse allora anche l'energia, di far fronte a degli ostacoli. Adesso invece, dopo una lunga, attenta considerazione, questi ostacoli è riuscito a capire come o a girarli o a superarli, e ora c'è questo desiderio finalmente di portarsi a casa il risultato, quindi che sia una nuova energia del vostro rapporto, che sia invece, se siamo ancora all'inizio, riuscire a mettere in piedi una relazione, certo che sì. Non sto parlando di ritorno, perché in realtà da nessuna parte c'è segnalata una rottura. Può essere un ritorno inteso come ritorno della magia che c'era prima e che poi è rimasta un po' oscurata da fatti o da mancanze. Vediamo il nostro simpaticissimo G. Quindi, mancanze, avevamo detto. Certo, ho fatto passare un po' di tempo, guarda un po', non è che si sia comportata benissimo questa persona, adesso mi rimagno tutto, no, ma nel senso, qui non c'è stata una rottura, questa persona è venuta meno alle aspettative che aveva attivamente creato su di sé, cioè qui qualcuno per esempio che si è proposto subito come la possibilità di un grande amore, la possibilità di qualcosa di magico, oppure guarda come stiamo bene insieme, nessuno come noi due, otto c'è un problema, otto aspetta che mi ritiro, no che litighiamo, sono meno presente, sono meno attento alle tue esigenze, non ci sono quando hai bisogno, siamo già insieme, è quel giorno lì però che tu hai tanto bisogno di me. Che peccato, devo andare in comune a fare dei documenti, cioè non è una lite, capito? Quindi non è un ritorno, potrebbe non essersene mai andato via. C'erano delle cose da sistemare. Se non siete a conoscenza di problemi seri che possono subentrare o essere all'inizio di una storia, tipo che c'è qualcun altro, nel qual caso i conflitti erano quelli, quindi una difficoltà di scelta. Io propendo più per un momento proprio in cui questa persona è andata in burnout, cioè troppe cose a cui pensare, il multitasking non è il suo forte e quindi si è lasciato un po' sopraffare dagli eventi e voi siete passati in secondo piano. Da lì che voi vi stiate chiedendo che intenzioni ha, perché non sembra avere nessun tipo di intenzione, sembra veramente che gliene importi nulla di quello che succede tra di noi. Vediamo un po'. È come dire che il suo atteggiamento in questo momento è questo. Confusione e blocco. Anzi, volendo andare a vedere, non si dovrebbe però, che cosa può voler dire anche sul futuro, vorrebbe fermare questa confusione, poi però senza saper bene anche dove andare, quindi è un momento che legittima questa vostra curiosità di sapere che intenzioni ha veramente, non riuscite a leggerla questa persona, quindi fate fatica. Oggi facciamo una stesa a 9, eccolo qua. Visto che si è tirati indietro davanti alle difficoltà, allora vuole rimettere le cose a posto qui senza andare troppo nei dettagli. È qualcuno su cui contavate, pensavate di poter contare, che al momento si sta un po' riprendendo da vicissitudini sue, evidentemente si sta riprendendo interiormente, però sappiate che qua adesso la prima cosa che noterete ancora di questo individuo, uomo o donna che sia, è che ci sarà ancora una mancanza, ci sarà ancora qualcosa che vi deluderà nell'immediato futuro. Poi certo, poi dopo abbiamo una ripresa, come se finalmente rivedesse un po' la luce, si rimettesse in sesto, perché adesso c'è qualcosa che lo preoccupa, guardate, potrebbe semplicemente essere un discorso anche di lavoro, di finanze, quindi non stiate a pensare chissà quali cose.
Così come se invece si tratta di una persona impegnata, ha ancora da risolvere qualcosa di, così, di importante, importante, di non trascurabile. Vi ripeto che la prima cosa che avrete da questa persona nell'immediato futuro non è un'azione promettente, è anzi l'ennesimo elemento di dubbio che vi farà dubitare se ci è o ci fa. Qui viene meno un impegno. È bene saperlo perché così poi quando succede non ci, cioè, ci si resta male uguale per carità, però magari un po' meno. Ha delle ottime intenzioni, ma anche la prossima volta buca, quindi sappiatelo, da quella volta lì c'è un netto cambiamento. Le intenzioni, dopo aver proprio rimuginato parecchio, sono quelle di terminare, di mettere a posto i propri problemi, perché ha già iniziato. E finalmente di tornare a fare e a interagire con voi nel mondo che più vuole, che è quello della sincerità, della coerenza, della complicità. In questo momento non ce la fa. Vedete che sotto però quello che vuole recuperare con voi sono proprio le intenzioni, le stelle, quindi i progetti sono di risolvere, ritornare alla stabilità, a intenzioni serie. Se quello che vi state chiedendo è se pensa di dare aria a questo rapporto, no? Di dargli un po' di respiro nel futuro, quindi di crescere insieme, sì, assolutamente sì. È che adesso prima deve ritrovare un po' se stesso. Secondo me sono non solo, solo problemi esistenziali, qua c'è qualcosa proprio di concreto, potrebbe essere nel pieno di un problema di tipo appunto lavorativo, amministrativo, burocratico, che sta togliendo le necessarie energie per potersi mettere appieno in questo discorso di relazione, quindi ancora per un po' durerà, ancora per un po' sarà assorbito da queste questioni, però sta già lavorando per sistemare, vedete, risolvere i conflitti e non lasciarvi scappare, perché questo è importante, non vuole lasciarvi scappare, si rende conto che ci sono state delle carenze e beh, meno male, no? Visto che erano così evidenti, però farà presto poi un gesto concreto per dimostrarvi queste intenzioni. Sono intenzioni di un upgrade, quindi se non siete insieme, mettersi insieme, se vi state frequentando in modo saltuario e direi adesso anche un po' deludente, fare il passo in avanti e dare più regolarità, più struttura alla coppia, se invece, come penso molti di voi, che avrete scelto questa variante, vi state frequentando seriamente da un po', ma non si sta andando avanti da nessuna parte e sta dando segni di stanchezza. La sua principale intenzione è di rimettere le cose come prima, sperando di riuscire a recuperare proprio quella magia o quella complicità che c'erano prima e che adesso ci sono, ma sono passate in secondo piano. Quindi voi non la percepite, questa persona non riesce a offrirla. Nella testa c'è, ma non arriva nelle azioni. Quindi sappiate che questo è solo un momento, sta già cercando di recuperare. Certo, non si è comportato nel modo che vi sareste aspettati, è venuto meno il suo supporto quando più ne avevate bisogno. Ricordatevi che succederà almeno ancora una volta e poi c'è la svolta e poi le sue intenzioni sono proprio quelle di tornare o arrivare a un punto di sicurezza e di complicità tra di voi. Ci sta lavorando, magari ecco, se lo lasciasse capire un po' meglio non guasterebbe, però evidentemente fa parte della sua natura essere un po' insondabile, quindi lo scoprirete presto, appena subito dopo questo episodio che non vi piacerà ma che poi passerà nel dimenticatoio. Bene, allora stavamo parlando con chi ha scelto la chiave, o guarda. Quindi, come sempre, vi raccomando, se il video vi è piaciuto e vi è servito, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi sui social, io vi aspetto, vabbè, anche già da questo mercoledì ai miei corsi, vi aspetto il 10 alle 15:30, vi aspetto poi l'1 di dicembre per il corso e vi aspetto comunque sempre la prossima volta con me su Cartomantic. Ciao. Allora, vediamo quali sono le vere intenzioni per voi che avete scelto la cicogna, quindi seconda per quanto mi riguarda in ordine di
tempo e non di importanza, seconda variante, cerchiamo di capire come sempre quali sono dalle energie del primo oracolo dove siamo, quindi di che cosa stiamo parlando, sperando che sia un po' chiaro da subito. Allora, questa è la carta che fa allusione al lavoro, al lavorare. Molto spesso indica la necessità di lavorare su una situazione, altre volte parla proprio di lavoro e basta, quindi potrebbe essere lì per dirci che ci stiamo occupando di una situazione lavorativa e che quindi stiamo riferendoci a qualcuno di cui volete sapere le intenzioni che è implicato col vostro lavoro. Sapete che io sono sempre più favorevole a vedere le cose da lontano, quindi secondo me è una situazione che è in essere, è in corso, sulla quale state lavorando, però tanto se è di lavoro ci salta fuori dalle altre carte. Vediamo, armonia e silenzio. Allora, qualunque sia il background di questa situazione, è sicuramente in atto qualcosa che porterà a chiarire quali sono le intenzioni di questa persona. Ora abbiamo uno scenario rassicurante e armonioso. Certo, è un 10 di coppe, dovrei subito dire è una stesa di argomento sentimentale, ma no, aspettiamo. Quindi c'è felicità tra voi e questa persona, c'è anche il solito silenzio che ci dice che qualcosa sta per essere detto, è il silenzio che precede una comunicazione. A me piace tanto questa carta perché quando siamo ancora lì e non sappiamo che cosa ci dirà, però le premesse sono buone, uno ha tutta la libertà di pensare al meglio, anche di cambiare idea, di sarà questo, sarà quest'altro, tanto sarà qualcosa di bello, ecco. Questo è lo stadio ideale per me, però andiamo a vedere, le energie sono decisamente buone. Era ora, allora, che intenzioni ho? Aggiungo, dopo che è passato tutto questo tempo e non si è mosso niente, dopo che quello che poteva esserci, vi ricordo che c'era un 10 di coppe al taglio, che abbiamo 10 di bastoni, dopo quindi che quella meravigliosa possibilità di felicità è stata massacrata più e più volte nel corso del tempo, dopo che le cose si sono irrigidite e non è successo niente, adesso qui c'è in atto un cambiamento pazzesco. Mi fido? Vedete? Che intenzioni ha? Siete voi che le filtrate un po' queste intenzioni, ma benissimo così. C'è un po' di stupore, è una cosa che sta cambiando in questo momento, quindi c'è un po' di meraviglia. Andiamo. Allora, addirittura il Sacro Graal. Mi devo fidare, veramente sta succedendo questa cosa? Che intenzioni ha? Sottotesto, starà scherzando? Ho capito bene? Ma è possibile? Questa è un po' l'idea di questo taglio. Quel simbolo non lascia niente. Ecco, adesso magari è una mia idea, perché penso che dopo un po' invece magari questa persona sta rendendosi interessante o gentile perché si è accorta di avere sbagliato, cioè qualcuno con cui magari c'è stato un inizio di qualcosa, anche lavorativamente parlando, per adesso non lo sappiamo, poi si è incriccato tutto per una serie di motivi, adesso magari è solo gentile, ma magari mi sto immaginando tutto. Eppure qui gli indizi sono molti, se non vi bastano gli indizi, ci siamo appena andati a vedere che cosa dicono loro. Qui effettivamente è in atto un cambiamento. Che intenzioni ha? Questa è una doppia domanda. Che intenzioni ha? Sta veramente facendo questo o no? E se lo sta facendo veramente, che intenzioni ha? Perché lo sta facendo? Quindi andiamo a cercare di capire tutte e due. Beh, che intenzioni ha? Okay.
Che intenzioni avrà questa persona? Io a questo punto, sapete che c'è, mi smentisco e seriamente mi auguro che sia una stesa di natura sentimentale, perché questa persona, se fosse una stesa di natura sentimentale, ha le intenzioni più serie e più carine del mondo. 10 di coppe, un'altra volta. Allora, dopo lungo silenzio, qui c'è qualcuno che arriva in modo poco diplomatico e ve le fa vedere quali sono le intenzioni. 10 di coppe, cioè letargo per boh, 10 di bastoni per X tempo. Oddio, ma non avrò capito male. Ma adesso c'è stata un'esplosione. Quindi dite no, un attimo, siete un po' tramortiti qui, che cosa vuole, che intenzioni ha in questo senso qua? Vediamo che cosa abbiamo qua adesso, senza sparecchiare, che è meglio. Vediamo il nostro G, quanta pazienza con questo mazzo. Con calmissima, che intenzioni ha? Sicuramente con le due energie giovani e lente, praticamente, no, vabbè, non è quello che dicono, però siete invecchiati insieme, cos'è questa roba? No, allora c'è un'energia di, quindi anche di intenzioni molto caute, lente, costanti, ma che mirano proprio finalmente ad andare su questi 10 di coppe. Allora, primo, non avete le travegole. Ha intenzioni, sì. Che intenzioni? Beh, con 10 di coppe fate voi, c'era anche in 4 di bastoni, quindi questa è una persona che fa non seriamente di più, quasi troppo, è un po' tanto. Ci sta lavorando, sì, e voi avete capito benissimo che cosa bolle in pentola. È un fulmine di guerra, lo sarebbe. Però si trattiene un po' perché va passettino dopo passettino, guardate che belle queste energie, è rarissimo che escano insieme queste due carte, oltretutto con la stessa marcatura, quindi come si dice, se lo siete fatti l'uno per l'altro. Poco alla volta, adesso sta facendo tutto insieme, però comunque c'è un'energia lo stesso di prudenza, non è cautela, non è diffidenza, eh? Ho aspettato fino adesso, aspetta che non rovino tutto col fante, col cavallo di spade. Un attimo, ecco, quindi. Avevate perso le speranze su questa persona. E difatti, un'amicizia che cresce, no? Un'amicizia, un legame che cresce. Cresce come? Ripeto, 10 di coppe, 10 di coppe di là. Cambiamento. Cambiando forma questa amicizia. Allora, va bene andare cauti, però che paura. Oh, vi ricordo che così come per rappresentarci tutti uso la carta 29, quella della dama, quando esce la carta 28 è questa persona qui, che sia poi uomo o donna, a me non interessa, l'altro da voi è questa carta qui e l'abbiamo proprio nell'angolino in basso a sinistra. Quindi questa è una situazione in cui da me non vuole andare a più, sta cercando di guadagnare posizione, stima presso di voi, apprezzamento. Di aumentare il fascino della sua immagine, no? Quindi di recuperare anche del tempo perduto. Si è fatto un sacco di pare in passato, topi con la serpe, madonna. Diciamo, si è automassacrata questa persona e quindi è rimasta sul fondo. Sul fondo non è cambiato niente, quindi continua ad avere per voi la stessa, diciamo lo stesso trasporto di prima, ma qua più che altro è come se dicesse che per quanto possa andare in giro per il mondo, voi siete sempre sul fondo, quindi ci siete sempre nelle sue energie, nelle sue emozioni, no? Vuole mettersi in buona luce,
ci sta lavorando, voi l'avete notata questa cosa, vi state ovviamente chiedendo, cioè, quella solita cosa che finisce in niente, va? Per non, forse anche per paura che in realtà succeda così. Invece qui molto presto vi parlerà di stabilità, vi parlerà di casa e quindi di desiderio di unione, ma no un'unione così, ci vediamo ogni tanto, andiamo al cinema. Questa è una persona che ha bisogno del calore di una relazione. Magari non è, non so come dirvi, il massimo del romanticismo. Però è una persona molto solida, con voi ha intenzioni molto solide. Soprattutto tenete presente che qui o è qualcuno che ha perso un focolare in passato o che non ha avuto un'esperienza positiva di famiglia sua o costruita con qualcuno. Quindi qui c'è proprio bisogno di trovare il calore di qualcuno, di formare nucleo, di formare famiglia, di formare la magia proprio di una coppia, di un legame speciale. E per quello che vedo, direi che siete la persona, l'unica persona con cui sente di poterlo fare. Quindi le intenzioni sono serissime, certo. Qui c'è stato un letargo o comunque un momento di pausa o appunto come vi dicevo una falsa partenza. Sembrava che dovesse venire giù l'universo, non è mai successo niente, anzi probabilmente ci sono stati anche momenti di silenzio o di incomprensioni o insomma le vostre vite sono andate avanti senza che ci fosse interazione tra di voi, per cui può darsi che magari pur non avendo mai tolto questa persona dalla vostra testa ormai avreste detto vabbè, invece qui che è tornata all'attacco e siccome non la conoscete sotto questa veste state dicendo ma quali sono le intenzioni? Non è possibile, cosa vuole? Perché non la riconoscete per come la conoscete voi. Beh, sappiate che qui nonostante ci sia stata interruzione, chiusura e altri problemi che vi hanno fatto perdere le speranze, adesso che può, adesso che se la sente. Adesso che se ci sono stati problemi li ha risolti, se aveva dei problemi su, li ha sdoganati, adesso le intenzioni sono talmente serie che potrebbero essere un po' troppo serie per voi, non per darvi delle persone leggere, però potreste trovare inizialmente un po' fuori luogo tutta questa serietà. Dove per serietà intendo anche andare veloci verso tappe che di solito invece arrivano dopo un po' di tempo. Non vi stupite, cioè se il vostro dubbio che intenzioni hai perché sta andando a passo spedito, le intenzioni sono serie, sono molto serie, al punto che vi dico, laddove ce ne sia la possibilità, è una persona che desidera costruirsi un legame proprio di famiglia. Quindi più serio di così. Non vi stupite, questo era il classico stupore, ci è andato male sempre, adesso che va bene c'è qualcosa sotto. No, c'è quello. È una persona che è maturata e che ha capito che vuole stare accanto a voi. Bene, allora cicogna, ah ecco appunto cicogna, cicogna, bene, era centratissima anche in questo caso. Quindi mi raccomando, prendete atto di questo cambiamento di questa persona. Nel frattempo, se il video vi è servito, mettete il like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, iscrivetevi ai corsi, ricordatevi la pagina corsi, trovate anche il codice sconto. Noi ci vediamo se volete e se verrete mi farà molto piacere conoscervi e incontrarvi il 10 di novembre alle 3:30 alla Libreria Esoterica di Milano per la presentazione del corso, il 1° di dicembre per il corso, un corso in una giornata e nel frattempo insomma ci vediamo appunto ai corsi e alle consulenze e nel frattempo spero di ritrovarvi con me qui la prossima volta su Cartomantic. Ciao! Variante ancora, vediamo quali sono le vere intenzioni della persona alla quale state pensando, che magari è la terza persona alla quale state pensando perché vi siete già ascoltate le prime due, altrimenti, ripeto, suggerimento è sempre valido, sempre che ci sia appunto un trio di persone di cui volete sapere le intenzioni. Se invece siete qui per quella persona lì e basta, bene, è il momento di concentrarsi.
E vediamo se ora quello che uscirà ci darà una prima valutazione o indizio di quale sia la situazione che stiamo prendendo in considerazione. Allora, adesso qui non si sta muovendo niente. Tempo di un pisolino. Questa carta, che non è mai vista di buon occhio, non lo so da chi si va a fare una lettura, perché il nostro desiderio, mi metto subito in gioco anch'io, è quello che le cose vadano avanti. Nel bene, nel male, soprattutto nel bene, la cosa che temiamo di più tutti è che una cosa stia ferma. Quindi quando esce questa carta, non si inizia a arricciare il naso, decido io se è il tempo di un pisolino. Qui si sta dormendo da giorni, da mesi, da anni, quindi non è tempo di un pisolino, le cose devono andare avanti. Allora, questa carta va intesa così. In questo momento, meglio che non stia succedendo niente. Perché? Perché sta succedendo evidentemente qualcosa o a questa persona o nella sua vita o si stanno muovendo eventi, per cui meglio riposare adesso per essere pronti e carichi domani. Quindi questa è una carta che ci dice che ora voi state chiedendo che intenzioni ha, perché non vedete nessun segnale di intenzioni, e se lo vedete è proprio niente di positivo, ma qui secondo me non sta succedendo niente, è qualcuno con cui non c'è contatto. Quando i tempi siano maturi, finalmente andare avanti. Sembra che i tempi siano maturi per un avanzamento, però vedete che qui è passato del tempo, sta passando del tempo e le cose sono ferme, o meglio, a voi appaiono ferme e stagnanti. Qua ci dice che è un necessario pisolino. Andiamocela a prendere questo necessario pisolino. Allora, che intenzioni ha? Speriamo che le abbia buone, perché qui è qualcuno che si è defilato quando invece avrebbe dovuto prendere in mano la situazione. Adesso sì, vorrebbe. Vedete che qui c'è un desiderio di unione, però insomma, posso dirlo, sarà per carità la persona migliore del mondo adesso, perché qui quando c'è stato bisogno veramente, ma parlo anche soltanto di appoggio, di sostegno, di difendervi, di prendere le vostre difese, questa persona non solo non c'è stata, ma ha detto qui si litiga troppo, ciao, mi ritiro nei miei appartamenti. Non è così che si fa, eh? Eh no. Il nostro simbolo, speriamo che sia più gentile di me, perché quattro carte era già massacrata. Allora, oh, ma certo, adesso aspetta che mi rifaccio vivo e faccio come se niente fosse successo. Adesso che so che le cose si sono sistemate. Ma che bravo. Vediamo, tanto come fa a sapere? Beh, visto? Che qui qualcuno gli ha fatto veramente incavolare. Oh, si è fatto. Perché volete sapere le intenzioni di questa persona? È una curiosità mia. Speriamo che sia cambiata, perché qua, mamma mia, è qualcuno che si è lasciato convincere che fosse meglio allontanarsi, si è lasciato attrarre da situazioni più facili, si è lasciato irretire da pettegolezzi, dicerie, insomma, sono cose che sì, certo, adesso dicevo, oh, che scema che sono stata, scemo o scema, fa lo stesso. Aspetta che vedo se magari c'è ancora possibilità. Oh, ma qui avevate veramente bisogno di che vi sostenesse. Addirittura io direi che qui non vi ha difesa in una situazione in cui bastava aprire bocca e vi avrebbe dato una mano, non vi ha sostenuto, oppure ha detto no, no, non siamo insieme, nel momento in cui serviva che invece dicesse sì, effettivamente sì, siamo insieme. Cioè, capisco che per voi ci sia l'irrisolto, perché sono una persona che si è sfilata, quindi volete sapere che intenzioni ha?
mi viene a dare una spiegazione o sparisce, è sparita così. Diciamo che fortunatamente poi adesso le cose forse vanno un po' meglio, quindi ha lasciato passare la burrasca, adesso vorrebbe certamente venire a fare bella figura, no? Fare proprio San Francesco della situazione. Se solo avessi saputo non me ne sarei andato. Ah, davvero? Se solo fossi rimasto avresti saputo. Cioè, la distanza, mi sta proprio puntando qui. Però non dico che vi teme, sì, un po' sì. Cioè, sa che non ha a che fare con una persona ingenua. Sa che voi avete capito e l'avete probabilmente anche già schedato, sa che ha a che fare con un'intelligenza brillante che dice: allora, non venire adesso a raccontarmi che hai avuto l'invasione delle cavallette, le sette piaghe d'Egitto, ti sei sfilato per il mio bene, avevo bisogno, non c'eri, dimmi qualcosa che non so, cioè lui sa di trovarvi così, lui o lei comunque sa di trovarvi con questa energia, che più che combattiva è molto logica, molto convincente, molto sveglia, no? Quindi vuole trasformare una situazione e forzare quello che, quindi forzare, diciamo affrontare con calma e forza anche le parti che sono rimaste nascoste, quindi darvi in effetti delle spiegazioni, certo. Vuole aprire quindi le fauci a questa fiera trasformando ciò che è rimasto in sospeso. Per fare un piccolo riassunto prima di ricominciare a girare lo shake, ormai c'ho i polsi che sono di carta velina, questa è una situazione in cui voi avete avuto bisogno di questa persona, se ne è sfilato, vi ha mollato lì in mezzo al deserto, si è fatta convincere che fosse meglio così, che in fondo non si poteva fare diversamente, si è autoassolta. Avvalendosi anche da consigli sbagliati, vi ha fatto incavolare di brutto, voi ve la siete cavata, adesso va tutto bene, e ovviamente adesso vorrebbe rientrare in scena raccontandovi chissà quale cosa che non sapete che dovrebbe legittimare questa sua mancanza nel passato. Allora, qui c'è un due di coppe, qui c'è una, diciamo, una figura che allude proprio a una coppia, però sapete che io non sono proprio così convinta che si riferisca soltanto ai sentimenti, ma che potrebbe essere anche qualcos'altro. Vediamo, Roger, tu guarda se per tirare due carte, tre carte tutte le volte, vabbè, andiamo a fare la girandola. Ecco, allora, eccomi qua, sono io, che intenzioni ho? Eccomi, sono io, dietro sì, effettivamente ho fatto un po' il furbo quando c'era bisogno che io dessi una mano per equilibrare una situazione. Ci sono tanti motivi per cui non l'ho fatto, non è neanche importante che adesso ne parliamo, eccomi qua. Ecco che intenzioni ha. Cercare di bypassare questo enorme baratro in cui vi ha lasciato, spiegando cose inutili, tralasciando quello che è veramente importante. Dove diavolo eri quando avevo bisogno? Perché sei sparito? Insomma, voglio proprio vedere che intenzioni ha. L'intenzione ce l'ha da un po', qui è proprio recuperare, però almeno ha un minimo di decenza e dice: ma vado o non vado, faccio o non faccio, perché è un bouquet che può trasformarsi in frusta, quindi non solo continuo a pensarci e non mi muovo, frusta, però ho conflitti a riguardo, frusta, e potrebbe pure ritornarmi indietro, quindi do il bouquet e la frusta me lo ritira in fronte. Quindi
sa perfettamente di essersi comportato in un modo a dir poco discutibile. Vediamo un po' che cos'è la luna. L'intenzione che la prima che balza all'occhio è di dare un colpo di spugna a quello che c'è stato nel passato, e che adesso è quello che blocca. Qui c'è veramente un episodio pesante, che è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che diciamo è ciò che contraddistingue la vostra frequentazione. Voi siete quelli che a un certo punto si sono trovati in cui uno aveva bisogno e l'altro è scappato. Uno aveva bisogno di essere difeso e l'altro si è fatto convincere che fosse meglio badarsi la gambe. E ripeto, si è fatto convincere. Poi la responsabilità è sempre in prima persona, però se a questo si aggiunge che magari ci si fa anche tirare dentro. Allora, questa luna effettivamente parla di connessione, però come voi ben sapete la connessione non è semplicemente quella che c'è tra due innamorati, la connessione esiste anche tra amici, tra genitori e figli, a volte anche tra colleghi, però insomma senza andare così lontano, voi vedete che qui nella soluzione, quindi nel felice esito di qualche cosa, qui voci che sono diventate serpi hanno determinato l'esito di quello che c'è stato tra di voi. Sappiamo che è una chiusura, quindi c'è stata una chiusura e un allontanamento, l'abbiamo visto dalle altre carte, perché? Perché questa persona è andata dove più faceva comodo, in quel momento non era difendendo voi, era altrove. Quindi abbiamo certamente un opportunista che adesso, nelle regioni inferiori, scalpita per arrivare da voi. Però vedete che sono energie, sì, è vero che è elemento yang, però sono quelle un po' da piacioni, quindi dice adesso è passato un po' di tempo, vado e aggiusto un po'. Sa benissimo che fa fatica, ma vuole proprio filtrare con le emozioni questa immagine serpe, farla diventare di nuovo un'immagine giardino, quindi dice con i ricordi, con quello che abbiamo vissuto, con un po' di zucchero e miele. La serpe che sono stata si trasforma di nuovo in una frequentazione, quindi mi vorrà rivedere e riparlare. E dirò, dimentichiamoci il passato, andiamo avanti e continuiamo a frequentarci. Ripeto, non sono così convinta che si diriga semplicemente a storie sentimentali. Io qua ben ci vedo anche un collega che ci ha giocato un brutto tiro. È anche un amico che non solo non ci ha difeso, ma se n'è andato a, diciamo, a godersi la vita da un'altra parte. Proprio non ho voglia adesso di mettermi in queste cose, voglio vivermi la mia vita, ma ho bisogno di te, chiamami quando è tutto risolto. Purtroppo questa è una dinamica che si verifica in qualunque settore, lavoro, amore, amicizia, famiglia, ovunque. Quindi veramente non per non prendere una posizione, ma mi rendo conto che sono uscite delle carte prettamente dirette al mondo delle relazioni, però mi sento di poter allargare questa situazione a un campo molto più largo, molto più ampio. Quindi adesso non sta succedendo niente, sta aspettando che le cose migliori, la situazione si raffreddi, si rassereni, e qui c'è proprio l'intenzione di tornare a farsi viva dicendo non puoi capire cosa è successo, non puoi capire come mai è successo, poi ti racconterò, facciamo piazza pulita e ricominciamo da capo. Perché? Perché questa persona è rimasta sola. Il peso delle sue azioni è andato a schiacciare l'equilibrio tra i suoi elementi yin e yang, quindi in questo momento una persona che è schiacciata, non è un effetto rebound, è rimasta schiacciata, ha scelto di stare nel posto sbagliato al momento sbagliato, pensando che fosse il posto migliore del mondo, e adesso questa è una persona sola, che vuole tornare come stava, stare come stava prima. E quindi è negativa o positiva questa intenzione? Sicuramente è positiva se pensiamo che vuole
migliorarsi e che ha capito che il meglio è dove stava con voi. Negativa, forse non negativissima, però certamente è qualcuno che ha provato a stare da una parte, gli è andata male e torna dove spera che gli vada meglio. Quindi non è che sia proprio opportunismo al 100%, però insomma un pochino sì. Quindi le sue intenzioni sono di dare un colpo di spugna, cercare di convincervi che non è stata proprio colpa sua e ricominciare. Perché? Perché la strada che aveva scelto, allontanandosi da voi non ha dato i risultati sperati. Se era un'altra persona ed era una relazione, è finita, proprio in questo senso. Molto, molto probabilmente perché quella persona là a sua volta ha fatto quello che questo ha fatto con voi. Se si tratta di un lavoro, perché questo potrebbe essere, hanno valutato magari un altro candidato, hanno assegnato qualcosa a un'altra persona, è andata male, tornano da voi dicendo su. Non è successo niente, abbiamo fatto una prova, ma vogliamo proprio te. Ecco, bellissima come notizia, però sappiate che anche se non è importante, togliamo un po' di smalto a questa cosa. Non si sono comportati bene, non vi hanno difeso, non hanno difeso il vostro, la vostra candidatura quando era il momento e adesso tornano. Se il lavoro vi fa piacere, prendetelo e chi se ne infischia. Ecco, però sappiate che è così, se è un amico. Lucignolo torna, è diventato ciuchino e poi torna perché dice in fondo il paese del Balocchi non mi ha dato niente, vorrei tornare da una persona invece che come amicizia mi ha dato tanto. Fidarsi di una persona così, boh, non avete nulla da perdere, vedete quello che vi fa stare meglio. Comunque sono intenzioni di recupero, di tentativo di cancellare un episodio che, insomma, non è molto edificante, ma che soprattutto non ha portato a niente. Quindi via l'arrabbiatura ed eccomi qua, pa! Un po' tipo una cromata. Vedete, valuterete quando arriverà. Non manca molto, quindi qualcuno che se avete chiedendo che intenzioni ha, intenzioni di riapparire è anche abbastanza in fretta. Beh, nel frattempo. Voi che avete scelto l'ancora, mi raccomando, se vi è servito mettete il like, anche se vi è piaciuto naturalmente iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, seguitemi sui social, quindi Facebook e Instagram. Nel frattempo io vi aspetto il 10 di novembre, quindi domenica alle 15:30 presso la Libreria Esoterica di Milano per la presentazione del corso che terrò invece il 1° dicembre sempre alla Libreria Esoterica di Milano. Vi aspetto ai corsi a partire da mercoledì che hanno ripreso online e basta, come sempre vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi ringrazio e vi do appuntamento la prossima volta anche qui con me su Cartomantic. Ciao!